Questo video è per te, che hai selezionato chi è il maestro Colonna. Ecco qualche chicca. Buona visione. Coglione, alla fine della gara saremo penalizzati. I commissari ti hanno assegnato dei secondi da scontare. Sto pezzo di merda. Guarda, devo sparare loro. Se me lo fanno fare sti bastardi. Ok, credo che sia arrivato il momento di venire a cambiare quelle gomme. Torna subito alla tua posizione, altrimenti saremo penalizzati. Non puoi sorpassare il regime di safety car. Ecco. Cedi la posizione, siamo in regime di safety car e non sono consentiti. Per andare dietro a te. Restituisci la posizione. Per andare dietro a te. Per andare dietro a questo qua, a quest'altro ignorante. Per andare dietro a quest'altro ignorante, mi hanno dovuto squalificare dalla sessione. È stato un bug pure. Sto bambino. Ma io di te non mi devo fidare niente. Non si può fare niente ed è scorretto farlo. Wow, wow, sto pezzo di merda. Però porco Dio, e porca Madonna, che teste di cazzo, È una brutta giornata. Non avere controllo. Mamma mia. Come lagga, come lagga. Wow. Big Chief, ma che cazzo fai? Ogni mattina uno statale si sveglia e sa che dovrà correre il più veloce del bump per salvarsi. Voglio ci vedere io come sono scorretto, come sempre. Basta, che cazzo. No, no, mi sono rotto le palle. Oh. Mo vedono, ma glielo faccio vedere io. Lanza, c'è un testa di cazzo, la pagherai anche tu. No, Lanza, no, cosa c'entriamo? Come se c'entra, io gli dico che gliela devo fare pagare e mi passa. Tanto io ormai mi hanno rotto le palle nella chat per farmi prendere la penalità. E loro con la col bot di merda. Avete rotto i coglioni, avete rotto i coglioni in questa lobby di merda. Porco Dio, sto pirroncino di merda. No, ma sta piovendo, cazzo. Dai però, siete allucinanti. Wow. A me mi dà la penalità, oh. Ma porca troia, oh. A me mi dà la penalità. Ma vaffanculo, va. Amici delle lobby notturne, dato che vi è piaciuto tantissimo il primo video del maestro, ecco qualche altra chicca. Buona visione.
State attenti alle orecchie, ci potrebbe essere qualche schiamazzo. Ci provo io, ci provo. Ma che ci provi? È una follia. Che ci provi? Che se io schiaccio il pulsante dell'arso ti do 100 metri. E non lo sto schiacciando. Abbiamo carburante a sufficienza per altri due giri. Qua ho passato bene o sono stato... No, sono stato sempre scorretto, naturalmente. Ah, sempre scorretto? Io non ho visto niente di scorretto. Che devi vedere? Tu proprio non sai proprio come si sta in pista, è proprio questo il punto. Sì, ma un po' il motore era caldo, sì. Wow, sto testa di cazzo, wow, sto bastardo, pizzare 81 di merda, ma veramente, oh, ma che gente c'è qua, oh, ma porca troia, oh, assurdo, oh. Ma perché fanno così, ste teste di cazzo? E dai però, e dai! Di rendimento in pista. Abbiamo una strategia alternativa di... Ma guarda tu, sto coglione! Fuori, esci ora. Giuro che non li sopporto più. Avete rotti coglioni, bambini di merda! Guardalo, sto pezzo di merda, guardalo, st'uomo di merda. Wow! Ma porco Dio! Abbiamo carburante a sufficienza per... Hanno iniziato a rompere i coglioni, sti deficienti! Sto coglione di merda! È assurdo raga, è assurdo. Il mio compagno di squadra, tra parentesi. Ma vaffanculo, va. Allora ragazzi, preparatevi. Qui ci sono i tre migliori video del maestro. Partiamo dal medio fino ad arrivare al top dei top. Cambiare. Ma perché le marce così alte? Perché c'ho là il coso, c'ho... se cambiavo prima la marcia mi sbinnava perché non ho il controllo di trazione. Ma lo vedi che c'hai lì Marco Foyce? Ma dai, pia Marco Foyce. E me lo prendo. Oh! Ecco, Dio cane, oh! Ma come cazzo fanno? Ecco, Tony Kevin, sta di merda, non sa guidare. Tony Kevin è di merda. Che è successo? No, Conno, non sbinnare. Colonna, riparti. Sono incazzato. No, colonna. Che devo ripartire, non mi gira la macchina. No, guardalo colonna, che fa. Vedi la macchina. Lei, no, l'amico di tua figlia, guardalo che fa, guarda lui, sto domani, mongoloide. Domani quando viene a casa mia, perché è il compleanno della mia figliola, non lo faccio entrare. Bravo. Lo faccio entrare. Guarda. Ma guardalo. Guarda, ora siamo su babbo, io dico, sto fischello di 9 anni, madonna.
Ma dagli una botta, dai, dagli una botta, dai. No, 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 hai rotto, no, hai rotto, sono rotto coglioni. No, mi vado a fumare una sigaretta. No, che sigaretta? Sì. Sono 10 anni, non devi dire così. Mi vado a fumare una sigaretta, io ce n'ho 37 ma no, anni. No, ma solo anni qui. Che no, io non ne posso fumare, non ne fumo dal 18 aprile, canne, che mi hanno preso la patente. Come? Okay. The Magic si è già, stato squalificato in questi primi 6 minuti. Abbiamo avuto alcune defezioni, forse l'orario anticipato ha fregato alcuni e quindi non tutti o chi ha avuto problemi dell'ultimo momento. Adesso vediamo quante... Ah no, al primo colpo, dai Ed, è andata bene Ed. Ricordati che avrai circa 6 minuti in più degli altri, quindi massimo farai uno o due tentativi. Intanto abbiamo, questa sera, qui in Brasile abbiamo Pirroncino, Big Catfish, Andre, Ettore, Dudigno, Sotigno, Cormag, Sasi, Prince, Mauro, Simmes, Pietro, Zalex, Matte Grifo, Pierino, Tarta, The Magic e sta arrivando Edo. Abbiamo già fatto dei primi tempi, già hanno segnato, Pirroncino 1.79, Wicked Fish anche lui 1.79, distanziati di appena 51 millesimi. Questa sera gara standard, quindi nulla di complicato, qualifica 25%, qualifica breve, gara 50%. È arrivato Edo, credo, perché siamo andati in 18, sì, è arrivato Edo. Perfetto. E noi siamo su Big Catfish che si sta migliorando ancora di un decimo, quindi potrebbe puntare addirittura alla pole position. Testiamo per arrivare sul traguardo proprio qui. Abbiamo arriva sul traguardo Big Catfish 1.7.664 per prendersi la pole position virtuale attuale. Pirino e Edo sono ancora in box, Zalex sta riuscendo in questo momento, Pietro purtroppo ha tagliato, Mauro sopra di 4 decimi ma sembra nel solito stint mezzo di gara, Matte Grifo invece si trova un po' nel traffico ma sta girando, davanti a lui ha un as che credo sia quella di Dudigno che lo sta trainando avanti. Poi chi abbiamo? Abbiamo Tarta che sta arrivando adesso, ma è sopra di 2 decimi per ora. Tarta, un'ottima terza posizione. Picket Fish ovviamente ha mollato, Zalex ha tagliato la S di Senna, Mauro sopra di 3 decimi nel tentativo ma continua, ma ovviamente come sembra sta provando, mentre Matteo Grifo sfruttando la scia di Dudigno sotto di un decimo ma rientra in box, sta migliorando ma ha deciso di rientrare in box. Cormac dopo 3 giri di gialla si sta migliorando ancora, per ora 7ª posizione. Non male, non male i tempi di Cormac con gialla.
Tanto si ritira Dudigno all'S di Senna. Prima vittima, dopo la squalifica di The Magic Box, che credo abbia preso, suppongo. Non l'ho visto perché ero un attimo impegnato nella lobby. Credo di solito la squalifica in Brasile qui nell'ultima curva, quando ti giri e ritorni indietro. Cormac leggero errore, infatti rientra in box. Poi abbiamo Zalex, che però ha tagliato. Edo. Allora, seguiamo il giro di Edo, che trova il leggero traffico di Simmes davanti a lui, che però si sposta correttamente, anche perché è sul giro di lancio. Andiamo a vedere Edo preciso. Termina del secondo settore. Ultima curva del secondo settore, 58, è un ottimo secondo settore. Bene in trazione, in uscita, puoi sfruttare al massimo qui. E qui poi c'è l'aneddoto, la casa della nonna. Anzi, abbiamo anche un filmato adesso da far vedere. Mentre Edo 1.7.382 si prende la pole position, ma noi dobbiamo fare un saluto, il motivo per cui veniamo sempre qua. Ecco, vedete questa curva sopraelevata che immette sul rettilineo l'archipancata. Proprio lì abitava, fuori dal circuito ovviamente, la nonna Neide, e il piccolo Rubens giocava nel cortile e guardava spesso le prove, le vetture che giravano sul tracciato. Eh beh, comunque la nonna è sempre la nonna, e non c'è niente da fare. Edo, vediamo se continua dopo l'1.700.382, che l'ha portato per ora in pole position. Però no, molla. Lascia passare, vediamo. Sasi, terza posizione, 1.7.872. Pironcino, primo settore, sopra di 81 millesimi, ma non è il primo settore dove, diciamo, è il giro importante. Cioè il settore importante dove si fa il tempo, più il secondo e soprattutto l'uscita di questa doppia curva, fondamentale per lanciarsi sul lungo rettilineo del terzo settore. Pironcino è sotto di 4 decimi. Potrebbe attaccare la seconda posizione di Wicked Fish e se trova qualcosa addirittura la pole di Edo. Intanto sale Ettore. Arriva Pironcino 1.7.396, li trova ma non bastano. Dietro Edo di 14 millesimi. Sasi purtroppo ha tagliato. Andrea ha tagliato. Ettore sotto di 5 decimi. Potrebbe anche lui entrare nelle prime posizioni e lo fa. Terza posizione, 1.7.438, molto vicino come al solito. Sasi per ora ha terminato il suo stint. Sottigno si sta lanciando ancora con gomma gialla, 1.8.220. È salito Pierino, 1.7.820. È salito anche Lollo, 1.7.961. Sottigno è sotto di 60 millesimi al primo settore. Simmes ha tagliato purtroppo. Matteo ha tagliato. Mauro, vediamo se il primo tentativo serio di Mauro, a 6 minuti e mezzo dalla fine. Mauro 3 decimi sopra però nel primo settore. Però sesto giro di rossa per Mauro, quindi no, credo di no. Zalex si sta rilanciando, quindi Mauro per ora sta ancora attendendo. Pironcino rientra in box dopo il suo tentativo. Ettore credo che anche lui lo seguirà. Wicked Fish sta attendendo mentre Pierino è sotto di un decimo per attaccare la quarta posizione di Wicked Fish. Bene nell'ingresso, è sotto di 90 millesimi, non basta. Forse leggermente largo in uscita, questo non gli ha permesso un'uscita perfetta. Vediamo se però riesce comunque a migliorarsi nell'ultimo settore. Deve trovare almeno due decimi, no, infatti rientra in box. Arriva Lollo sul traguardo, non si migliora. Rimane settimo. Andre sotto di 3 decimi. Potrebbe attaccare la posizione di Pierino e salire in quinta posizione. O addirittura cercare di avvicinarsi al cognato. Qui sfida in famiglia. Invece no, decide di rientrare in box per paura di avvicinarsi troppo al cognato e quindi rimanere a debita distanza. Corrado, ultimo settore. Ovviamente l'1.8.2 fatto con gomma gialla sarà sicuramente migliorato, non sappiamo di quanto è sotto nei precedenti parziali, ma arriva adesso sul traguardo Corrado per prendersi la quarta posizione, 1.700.599. Zalex, no, Mago ha tagliato, Zalex purtroppo ha tagliato, Matteo Grifo si sta lanciando,
Allora rimaniamo su di lui, anche perché no, forse cedo dietro, però Edo è dietro, quindi niente. Allora Matteo Griffa sotto di quasi due decimi, primo settore Edo 6 millesimi, scoda leggermente l'Alpine di Matteo. Troverà la scia però davanti a sé di una delle due McLaren che sta rientrando in box, credo. Perché Lollo sì, probabilmente. Cormac non è detto, però sta andando molto piano la McLaren davanti. Comunque non sta prendendo margine, quindi non è un suo giro. Matteo ha dovuto lasciare leggermente l'acceleratore sotto di 8 decimi. E sotto di 8 decimi il tempo è buono, potrebbe inserirsi nella top 10. Dipenderà tutto dall'ultimo settore. No, ha finito la benzina! Ha finito la benzina e ora dovrà rientrare e avrà l'ultimo colpo per migliorarsi. Anche lui comunque potrà scendere sotto il muro dell'1.8, cosa che potrebbe fare in questo momento Tarta, che è sotto di 83 millesimi nel primo settore. Arriva adesso al rampino finale. Stabile ovviamente, lascia il suo legno, ringraziando il suo collega. Tarta sotto di 1.75. Potrebbe scalzare Pietro e Lollo dall'ottava e nona posizione, inserirsi lui in ottavo, addirittura cercare il colpo su Pierino e Sasi. Arriva Tarta sul traguardo 1.700-792 e ottava posizione, ma Sasi dietro di lui si migliora ancora e fa lo stesso tempo di Big Cat Fish, ma rimane dietro ovviamente. Questa volta il gioco non sbaglia, perché chi fa il tempo dopo parte dietro. Sottigno si sta rilanciando con gomma rossa dopo un lungo stint con gomma gialla. Primo settore è già sotto di 2 decimi, 223. Prevedo un finale scoppiettante, perché sono tutti molto 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 vicini, lontani dal record di questa pista sulle lobby notturne, fatto segnare però prima della patch di settembre, quindi diciamo che è un tempo un po', credo, imbattibile. 1.5 e 643 fatto da Cavani, ma non credo che post patch sia battibile. Ci dobbiamo cercare di arrivare all'1.6, che potrebbe esserci. Big Cat Fish intanto si migliora di 1.37 solo nel primo settore, dove la S di Senna la fa da padrona. Sasi rientrerà in box. Tarta, vediamo se Tarta sta ancora continuando oppure rientrerà in box. No, rientra in box Tarta quasi sicuramente. Sì, infatti rientra in box. Sottigno 1.7263 si prende la pole provvisoria a 2 minuti e 24 dalla fine. Andre purtroppo ha tagliato. Mauro alla fine ha deciso di partire di gialla, quindi dopo tutti i tentativi di stint contro stint di inizio gara si lancia sotto di 5 decimi. 16.731 è un ottimo primo settore, soprattutto perché con gomma gialla. Vediamo il tempo di Mauro, che entra adesso nel secondo settore. Bene sul cordolo, rischio taglio, infatti arriva il taglio. Zalex è sotto di 6 decimi per accorciare questa classifica, avvicinarsi anche lui ai primi, considerando che anche Matteo. Questo gioco diciamo che lo ha reso un po' più umano, ma solo un po' più umano, cioè non leggermente. Zalex si migliora ma non basta, 1.9.111. Mago si dovrà rilanciare, Matteo Grifo si sta rilanciando dopo che è andato a mettere benzina. Si è messa sotto di un decimo. Andre sotto di 39 millesimi. Mentre davanti si sono rilanciati tutti, adesso li seguiremo. Arriva si è messa sul traguardo 1.800-265, si prende la quattordicesima. Cormac si è lanciato, Bicket Fish purtroppo ha tagliato. Ettore è sul Rust, Kevin è sul Rust, è sul Rust. Pirroncino, mentre proprio scrive stabile, 1.700-118. Vabbè, un infermiere non poteva che fare quel tempo. Purtroppo per lui però sta arrivando Edo sul traguardo mentre si ritira Sottigno. Arriva Edo, 1.7.261, rimane dietro Pirroncino, rimane dietro ma davanti a Sottigno. Sta arrivando Ettore sfruttando al massimo la scia di Lollo. Perfetto, qui Ettore guadagnerà tantissimo nell'ultimo settore. Arriva Ettore, 1.7.272, è quarto dietro di 12 millesimi a Edo.
Adesso Lollo è nel giro, il problema è anche Ettore, però Ettore è molto vicino a Lollo, non credo possa avere un grande giro. Vediamo, primo settore, 16 millesimi. Arriva quasi al tamponamento, intanto Simmes si ritira. Edo sta continuando a cercare di riprendersi la pole, Pironcino invece rientrerà in box. Cormac lungo anche Andre, mentre Ettore e Lollo continuano insieme. Sicuramente Ettore è leggermente infastidito, ma Lollo è nel suo giro e quindi non è tenuto a lasciare spazio, perché Lollo, come andremo a vedere proprio adesso nel giro, Ettore nel secondo settore sicuramente avrà perso qualcosa, ma nell'ultimo potrà recuperare. Lollo per ora è in linea col suo tempo, 7 millesimi. Vediamo se riuscirà nell'ultimo settore a migliorarsi. Big Catfish 1.7237, anche lui si inserisce in seconda posizione. Lollo alla fine va in box perché non migliora, Ettore ha tagliato, quindi alla fine nessuno dei due è riuscito a migliorare. Sta arrivando Sasi, Pironcino a merda sempre e comunque nonostante la pole. Arriva Sasi, mentre c'è Mago che ha già preso bandiera e partirà dalla sedicesima posizione. Sasi 1.7490, si migliora ma rimane settimo e le qualifiche terminano così. Con Edo, vabbè, Edo si è ritirato, quindi a posto. Quindi Pironcino, no, Pierino ha preso bandiera, stiamo aspettando il rientro in box. Sì, questa sera hanno, ma perché li ho, come si dice, secondo me il quarto d'ora di anticipo li ha un po' fregati. E quindi questa sera c'è un... Dunque sarai da noi, sentirai un coro che fa così, stai felici che noi. Al Q2, al Q2 secondo me. Pironcino, Bicket, Fish, Edo, Sottigno, Ettore, Cormag, Sasi, Lollo, Tarta, Andre chiudono la top 10. Pierino, Matteo Grifo, ah ma Mau era crashato. Pierino, Matteo Grifo, Pietro, Dudigno, Simmes, Mau, Zalex. E gli canto Bergamasco, contadino, ti rubiamo il motorino. Contadino bergamasco, ti è rimasto solo il casco. So, e poi lanciamo di nuovo il booster dal secondo anno alla nell'attesa. No, vabbè, no, siamo quasi per partire. Il porco Belze. 5 secondi. Per portarci alla gara, non sappiamo il meteo, ma tentativo di Mauro con gialla mi fa presupporre problemi per Mauro, problemi che dovrà rientrare in sessione, non ci volevano, partirà in fondo con dei problemi, quindi potrebbe saltare. No, videocolonna è troppo lungo. Siamo pronti quasi per la partenza, c'è il sole, peccato, Mauro è rientrato, speriamo che posso dare la macchina prima dello start. Ah, meglio che quella, va bene, in effetti in alcuni casi, però dai, in Brasile di solito sono gare abbastanza divertenti, quindi diciamo, dai, poteva andare peggio. Stiamo attendendo, stanno dando tempo, assetti, strategie, siamo pronti. 26 secondi all'inizio. Vedremo Mauro quando riuscirà a prendere la vettura e se riuscirà a prendere la vettura per cominciare questa rimonta dall'ultimo posto praticamente. Sedicesima posizione, non partiva così indietro, boh, non so. So da quando. Siamo quasi pronti. 5 secondi al via. Manca Edo, perfetto, siamo pronti, si accendono i semafori, 3, 4, 5, lo spegnimento, il via del Gran Premio del Brasile, che parte con ottimo spunto da parte di Pironcino. Big Catfish deve difendersi dall'attacco di Sottigno, no, invece ci prova addirittura all'interno di Pironcino, arrivano ruota a ruota, ma Pironcino si tiene alla prima posizione, dietro problemi per Simmes, Simmes che scende in sedicesima posizione, lagga leggermente The Magic Box alla fine, non... e non Edo, quindi Edo non ha problemi davanti, per ora tutto regolare in curva 1, con Pironcino seguito, tallonato da Bicket, Fish e Sottigno, mentre Cormag passa Edo e si prende la quinta, dietro problemi per Lollo,
che scoda leggermente, crea un leggero ingorgo, passano in alcuni, si inserisce anche Matteo Grifo, si inserisce anche Simes, è arrivato anche Mauro, che non so se sia Mauro, vediamo dall'onboard di Lollo. Dudigno, no, Mago è tornato, infatti è tornato ed è già aggressivo, è già aggressivo, è già aggressivo, sentiamo leggeri contatti qui nel centro gruppo. Mago è pronto con davanti la sfida tra, tra Tarta e Matteo. Mago all'interno di Simes e risale già in tredicesima, prende leggermente il cordolo, prende leggermente il cordolo, ancora Red, non siamo stati troppo incisivi sul cordone. Intanto Pironcino prende già il largo davanti, 1.13.583, partenza da fermo, mentre Matteo continua la sua lotta con Tarta e si rimane dietro per ora con Mauro, pronto a prendersi lui invece la posizione su Matteo in uscita. All'esterno Mauro per prendersi l'undicesima, intanto davanti Sottigno ha passato Big Catfish per la seconda, mentre Mauro è risalito già in dodicesima posizione. Alla fine ha montato gomma rossa, mentre Box per The Magic e Lollo, i due piloti che hanno subito danni in partenza, mentre davanti Pironcino ha gestito per ora brillantemente questa partenza, aumentando il suo vantaggio a 9 decimi su Sottigno, che ha sopravanzato Big Catfish, Ettore, Cormaghedo, Pierino, Pietro, Andre e Sasi. Il gruppo procede per ora compatto senza particolari problemi. Andiamo a vedere un po' di strategia con solo Matteo Grifo e Zalex con gomma gialla. Lollo e The Magic hanno montato una rossa nuova. Strano questa rossa nuova dopo due giri. Vedremo perché potrebbe essere un segnale. Tanto qui andiamo in scia con Pironcino, giro veloce di Sottigno però che si riporta sotto. Big Catfish fa fatica a tenere il ritmo dei primi due ed Ettore si riporta sotto. DRS attivato, tanto Simes si ritira all'ingresso box. Simes si ritira all'ingresso box, non ai box, si vede avuto un problema, mentre passa Ettore su Big Catfish e si prende la terza posizione. Ora cercherà di riportare il plottone alle spalle di Sottigno e Pironcino, che ha buttato fuori ai box, credo, perché suppongo, perché vedendo dove è parcheggiata la Ferrari il dubbio sia quello, anche se l'ala rotta forse non era per questo. Andremo poi a rivedere, mentre Ettore fatica per ora a tenere il ritmo dei primi due, non riesce a ricongiungersi e ora potrebbe subire Fuxia! Grazie Edo Bello, potrebbe subire il contrattacco da parte di Big Catfish nel lungo rettilineo. Qui il DRS è potentissimo, ma è Cormag che è corrado più vicino a Big Catfish ed è pronto a prendersi anche lui la quarta posizione. Si avvicina, prende tutta la scia, entrambi con DRS. Sottigno, giro veloce, 1.9.632, ma guardate Big Catfish quanto ha recuperato anche su Ettore col DRS, si è riportato sotto prima dall'S di Senna e ora arriveranno in curva 4 dove Big Catfish e Cormag potrebbero arrivare appaiati, con anche Cormag pronto ad attaccare e prendersi la, e anche Edo pronto ad attaccare e prendersi la posizione all'esterno. Cormag si difende bene Big Catfish, mentre dietro Sasi in lotta con Andre per la nona posizione, perdono tempo però da questo gruppone che si chiude con Pietro. Però gara più accorta, leggera scodata da parte di Corrado, mentre davanti Ettore sta cercando in tutti i modi di riportarsi sui primi due, dove Sottigno piano piano ha ricucito lo strappo su Pironcino e ora i primi due potrebbero anche collaborare. Ti ha tamponato il rettilineo e ti ha buttato fuori. Ah ok, ok, beh, bene. Vedi Red, vedi, la sportività non c'è sempre purtroppo. Mentre qui adesso sfrutterà sicuramente il DRS per riportarsi molto sotto Sottigno. Un gioco di parole. Guardate quanto recupera, si rifà sotto, mentre dietro Cormag questa volta è uscito meglio e se la prende la posizione. Grandissimo sorpasso di Corrado, un po' importante perché per la sua gara, perché forse ne ha di più di Big Catfish, però con i DRS i sorpassi sono molto più complicati e quindi ora si porterà alle spalle di Ettore e vedremo se si incaricherà lui di ricucire questo strappo di 7 decimi dal DRS di Sottigno per ricompattare il gruppone fino all'ottavo posto. Dopodiché Sasi, Andre, Tarta, Dudigno e Mauro ancora un po' impegnato nel traffico, stranamente, dopo essersi liberato delle prime posizioni adesso un po' di pista libera, però forse qualche danno alla vettura. No, adesso si sta riportando già sotto a Dudigno,
Andre invece lotta con Sasi. Matteo Grifo 3 secondi di penalità, la prima penalità insieme a quella per The Magic, che però è i box 5 secondi. Andre avrà DRS di Sasi, questo lo aiuterà nel rimanere in scia. Sasi anche lui sta cercando in tutti i modi di riportarsi sul gruppo dei primi, 1-4, 4 decimi. Dovrà usare un po' di Ers in questo momento per cercare di riportarsi sotto. 4 decimi sarà difficile recuperarli. Mentre davanti Cormag rompe gli indugi anche su Ettore, passa mentre dietro Bicket Fish ed Edo si scambiano le posizioni con Edo che passa Bicket Fish e si riporta in quinta posizione mentre Ettore non ci sta e prova il controsorpasso subito, anche se questa non è una mossa intelligente perché così facendo stanno perdendo ulteriore tempo da Pirroncino e Sotting. Addirittura hanno aumentato il loro distacco a 2 secondi e 4 con questo doppio sorpasso. E in più ne ha approfittato, no, Sasi ha perso invece. Sasi ha perso, non è riuscito a approfittare, nuovamente il DRS talmente potente che fa guadagnare tutti, mentre dietro Bicket Fish tampona leggermente Pierino che ne ha approfittato e si è inserito tra i due Aston Martin. Leggermente in difficoltà Bicket Fish, attaccato anche da Pietro. Vediamo se ci prova queste belle immagini dall'alto. Penalità per The Magic, 3 secondi, questi non in pista. Sasi però ha recuperato tanto in questo giro, quasi un secondo. È riuscito quasi a rientrare in zona DRS, Sasi per poco, 2 decimi, non ce l'ha fatta. Però è lì, mentre Pietro esce meglio di Bicket Fish, ne approfitta. E sale anche lui in settima. Davanti adesso hanno alzato il ritmo, hanno provato, Ettore è riuscito a difendersi meglio, Cormag ed Edo stanno arrivando anche loro. Non stanno collaborando tanto qui dietro e questo sta sfruttando davanti invece Pirroncino, piccolo errore perché viene passato alla S di Senna. Alla fine, all'uscita dall'S di Senna, da Sotigno, riprova il controsorpasso e si prende la prima posizione. Questo invece aiuta i piloti dietro perché consente a Ettore, Cormag, Pirroncino penalità, questa pesante, sarà uscito largo proprio in questa curva. 2 secondi e 6 tra Ettore, Cormag e Edo, mamma mia, qui non ci passa più nessuno. Sono tutti e tre molto vicini con Pierino che guarda da spettatore non pagante. Edo di forza prova a buttarsi su Cormag ma non riesce a passare, subisce il sorpasso addirittura forse da parte di Pierino che adesso è all'esterno di Edo che prova ancora leggero contatto tra i due ma Edo riesce a difendersi e ora è Pietro che potrebbe attaccare Pierino. Ogni tentativo di attacco ti espone a un attacco dal pilota alle spalle. Bicket Fish è ancora lì, così come Sasi che rimane a 1-2 ma non riesce a riportarsi sotto. Sta cercando in tutti i modi di riportarsi sotto, mentre Mauro, dopo aver fatto fuori Dudigno, si presenta alle spalle di Tarta. Passa anche Tarta. E ora proverà a ricongiungersi al gruppone. Undicesima posizione, rimonta per ora soft di Mauro, con calma, ma dista dalla vetta. Appena 9 secondi, quindi per ora la gara è tutta aperta, considerando poi fra l'altro che i primi due hanno preso anche un leggero distacco dal gruppone con Ettore, che in questo giro però qualcosina è riuscito a recuperare, 2 secondi e 2. Tanto Tarta, penalità 3 secondi, peserà tantissimo i 3 secondi di Pirroncino a fine gara. Edo, Cormag ed Ettore con Pierino e Pietro, un bel quartetto. Bicket Fish alla fine che comandava questo trenino, si ritrova adesso in ottava posizione. Chicago, Pietro su Pierino, sale in sesta posizione con Bicket Fish pronto anche lui a approfittarne, mentre Sasi niente, non è riuscito neanche questo giro a prendere il DRS, lì a un secondo adesso è tornato, è sotto il secondo, potrebbe usarlo dopo il rettilineo dell'S di Senna. Edo continua qui la bagarre tra Ettore, Cormag, Edo. Edo sembra averne di più in questo momento, vorrebbe passare ma non trova lo spazio perché Corrado sfrutta ovviamente il DRS da parte di Ettore, questo lo pone in fase difensiva abbastanza in vantaggio, mentre dietro continua anche la bagarre tra Pierino e Pietro, questo non li sta aiutando e anche loro si stanno staccando dai primi tre. 1-1, oh, leggero contatto con Pietro che chiude il sorpasso. Grande sorpasso di Pietro che vuole riportarsi anche lui sui primi e provare a riportare questo terzetto. Con Sasi che forse è arrivato nel giro buono, forse Sasi ce la può fare a avere il DRS in questo giro. È riuscito a rientrare così come Andre i primi 10, quasi tutti in fila con Mauro che sta tornando sotto, sta alzando il ritmo anche Mauro. Quindi arriverà anche Mauro per la fine di gara sicuramente a giocarsi
con Sasi che però niente, alla fine un secondo, il detention point è qui e Sasi ce la fa. Dopo 9 giri Sasi completa la sua rimonta e riavrà il DRS. Entra davanti Sottigno a questo punto, dopo la penalità inflitta a Pironcino, gli rimane alle spalle e infatti aumenta il loro vantaggio, 3 secondi e 3 da pare su Ettore, con Cormac ancora molto vicino. Dei tre dietro forse Edo, quello col ritmo più alto, però è dietro e quindi non riesce a superavanzare i primi due. Qui Ettore fa un po' più di fatica a tenere sia Cormac che Edo. Pietro 1-1 cercherà di riportarsi sotto nel tratto guidato, sfruttando magari qualche tentativo da parte di Cormac e Edo per riportarsi sotto. Qui Edo decide di essere un po' più cauto, mentre Pietro è riuscito a riportarsi sotto portandosi dietro Pierino, Bicket, Fish, ai quali sono aggiunti anche Sasi e Andre, e sta arrivando Mauro. Penalità per Andre, questa pesante in questo tipo di gara per ora, dove tutti sono molto vicini, molto compatti. Vedete dalla minimappa comunque come da Ettore a Mauro il distacco sia abbastanza contenuto. Poi abbiamo le due as leggermente staccate dal gruppo che non riescono a mantenere il ritmo dei primi, e soprattutto Pironcino e Sottigno che invece hanno fatto un po' di vuoto dietro di loro, con Cormac che questa volta sembra più deciso ai danni di Ettore. Tenta il sorpasso e passa Corrado. Passa Corrado, si prende la terza posizione e proverà adesso lui a riportarsi sotto con Sottigno che ha commesso un errore. Sottigno ha commesso un errore, ha perso tantissimo, 1 secondo e 8 su Pironcino, ha perso il DRS ed è senza ERS, e quindi questo è importante per la gara di Pironcino. Adesso dovrà spingere in questo giro per cercare di non farsi riportare sotto Sottigno e cercare di allungare, mentre Cormac ha preso adesso la terza posizione. Hanno perso però tanto da Pironcino perché sono distanti circa 4 secondi da Pironcino, con praticamente però tutti hanno perso. Pironcino questo giro ha sfruttato bene anche l'errore di Sottigno per allungare, 1.7, 1.6. adesso non ci sarà il DRS, quindi per Sottigno sarà più complicato rimanere in scia senza ERS. Cormac invece sta cercando in tutti i modi di portarsi su Sottigno, 2-2. Sembra più in palla di Ettore, infatti Ettore non riesce a tenere il ritmo di Cormac, mentre Edo è molto vicino ad Ettore. Proverà adesso lui il sorpasso per prendersi la quarta posizione. Pietro anticipa tutti i box al giro 12. Ci sta in una gara comunque combattuta, con distacchi molto contenuti, cercare un undercut. 24 giri di gialla sono possibili per Pietro. Mentre Ettore si riprende la posizione su Cormac e sale in terza posizione. Cormac attaccato anche da Edo, qui è complicato lag di Cormac e ne subisce le conseguenze Edo. Qui non c'è stato contatto, per fortuna eravamo proprio un board, abbiamo visto che un leggero lag di Cormac ha fatto commettere un errore a Edo, che per sua fortuna comunque non ha perso tantissimo tempo in nona posizione davanti tra le due Alfa Romeo. Pietro è rientrato in 13ª posizione con pista completamente libera e ovviamente potrà sfruttarla al massimo. Vediamo 24-1 il suo distacco da Pironcino, sta guadagnando tanto Pietro, potrebbe aver fatto una gran mossa. Pironcino quindi decide anche lui di rientrare in box, così come Sottigno. Ettore invece continua, così come Corrado, così come Pierino, così come Bicket, Fish e Sasi, che salgono in terza, quarta e quinta posizione. Anche Mauro decide di non rientrare ed è in sesta, addirittura Mauro ha passato Edo, che ovviamente ha ancora un po' di problemi forse sulle gomme in questo giro. Hanno continuato anche le due as, mentre Pironcino è rientrato in errore di Sottigno, che ha rimontato gomma rossa. Quindi adesso per Sottigno sarà costretto sicuramente a un'altra sosta. Non so se è un errore voluto o una doppia sosta voluta, peccato, sarebbe curioso da chiederglielo. Ma chi ha guadagnato tanto è Pietro. Pietro si trova adesso a 4 secondi da Pironcino, mentre era a circa 5-6 secondi, quindi ha recuperato solo un secondo nel giro anticipato. Buonasera Matteo. Sta arrivando Pietro, ha recuperato tanto, potrebbe passare anche Ettore. Potrebbe passare sia Ettore che Cormac e prendersi la terza posizione Pietro con il pit stop anticipato. Ettore continua, Cormac continua, vai box Pierino.
Wicked Fish e Sasi continuano. Mago continua. Continua anche Edo. Continuano anche le due ass. E quindi rimangono 8 i piloti che ancora devono fare la sosta, mentre Cormag si prende la prima posizione di forza su Ettore. Di Ravenna. Due decimi, Ettore rimane dietro. Wicked Fish ha leggermente perso contatto, ma si trova sempre lì, mentre Sasi ha completato la sua rimonta su Wicked Fish. Alla fine si è riportato sotto. Arriva molto vicino Sasi, forse sembra bene di più ancora, nonostante i 14 giri di gomma rossa. Chi sta recuperando tanto? Ovviamente Pironcino adesso si vede attaccato da Sottigno, perché c'è gomma rossa Sottigno, mentre Pironcino è arrivato addirittura alle spalle di Dudigno, che deve ancora effettuare la sosta. Pietro sta recuperando tanto, addirittura si sta riportando sotto a Pironcino e Sottigno. 3 secondi. Dovranno andare in box al più presto sia Cormac che Ettore. Questi 2-3 giri in più stanno facendo la differenza per ora. Grande giro di Sottigno, che ovviamente sta sfruttando le rosse e potrebbe fare un doppio sorpasso in S di Senna con Cormac, intanto che è rientrato in box. Vedremo dove uscire la McLaren. Arriva Pironcino, prende l'interno anche Sottigno. Scavato via Dudigno, giro veloce di Sottigno che prende l'esterno, potrà frenare più lungo, infatti passa all'esterno e si prende la posizione. Si prende la posizione su Pironcino, ma per Pironcino non c'è fretta di riattaccare tutto sommato, perché o non se n'è accorto, o comunque Sottigno ha rimontato gomma rossa e quindi Sottigno sarà costretto, comunque vada nuovamente alla sosta. Infatti si tiene la posizione adesso, Pironcino può anche rimanere alle spalle, cercare di non perdere tempo, perché la sua gara in realtà è su Pietro, che sta arrivando. Ha recuperato ancora Pietro, ha passato, come hai detto, Pierino e Cormac, ma di tanto, 4 secondi addirittura. Pierino, anticipando di un solo giro, ha passato Cormac. Chi sta perdendo tantissimo è sicuramente Ettore, che ha voluto continuare. Vediamo se rientrerà al termine di questo giro. Intanto Sottigno su Tarta continua la sua rimonta, mettendo Tarta tra lui e Pironcino. Questo lo tranquillizzerà un po' in questo giro. Infatti Ettore rientra in box Sasi, Wicked Fish, Edo e credo basta. Kick Fish 5 secondi purtroppo ai box, solo Sasi ha continuato. Sottigno a gomma rossa perché l'ha rimontata. Tarta ora si trova tra Pironcino e Sottigno, aiuterà un po' Pironcino dandogli DRS adesso, che ovviamente farà molta fatica Tarta in uscita di trazione. Qui infatti Pironcino passa e si riprende la terza posizione, che sarebbe la seconda, perché Sasi comunque ancora sta continuando. Penalità per Sottigno, pesante anche questa. Cormac con Pierino e passa. Ettore ha perso veramente tanto. Ettore è sceso in ottava posizione, addirittura è arrivato quasi Mago alle sue spalle. Mago piano piano si sta ricongiungendo al gruppo, che si è un po' sfilacciato dopo le soste, quando siamo quasi a metà gara. È andata via quasi senza problemi. Intanto si è ritirato The Magic, ma credo ai box. No, Wicked Fish 10 secondi, è andato lungo, credo. Fa vedere dove è Wicked Fish, ma sì, è andato lungo, ha preso la curva, il taglio per 10 secondi. Sasi questo giro ha perso tantissimo, 2 secondi, ma Sasi continua, secondo me, da buon pilota della Hobby Notturna, sta aspettando una safety per cercare di riaprire la sua gara. Anche perché comunque la penalità di 3 secondi, vabbè, non è tanto la penalità di 3 secondi, il distacco dei piloti dietro dovrebbero riportarlo in zona Mavo, zona Matteo. Però sicuramente rispetto a tutti avrà una gialla molto più nuova. Penalità per Matteo Grifo. Tenolo è sceso in ultima posizione, ha rimontato una gomma gialla dopo aver montato la rossa a inizio gara dopo il problema in partenza. Sasi per ora mantiene un buon ritmo, ovviamente Sottigno sta cercando di allungare, però quanto prima della fine della gara sarà costretto a una sosta. Tarta per ora mantiene un buon ritmo, tardonato però da Pietro. Pietro che secondo me più di tutti ha scelto la strategia giusta questa volta, in una gara in cui si è tutti molto vicino, ha anticipato la sosta di 1-2 giri. E solo questo gli ha permesso di recuperare ben 4 posizioni. È salito dalla sesta alla terza, dalla settima alla terza. Adesso è ancora quarto perché c'è Sasi che non si ferma ai box.
E per Pietro c'è anche la possibilità di attaccare la prima posizione, perché considerando che sia Slasi che Sutinghio saranno costretti alla sosta, la sua gara è sul Pironcino e il suo distacco di appena 3 secondi 8 con la penalità di Pironcino potrebbe permettere a Pietro di spuntarla per questa gara, mentre continua da 18 giri la faida tra Ettore e Cormag. Non si mollano più e Mauro li vede, inizia a vedere. No, c'è anche Pierino. Prima Pierino, che ormai li ha ripresi praticamente. Quindi potrebbe formarsi un quartetto a breve con Cormag, Ettore, Pierino e Mauro. Pietro è riuscito a togliersi da questo trenino anticipando, come detto, alla sosta. Pieroncino ha sfruttato il suo vantaggio iniziale, mentre Sutinghio forse... Sono curioso se ha veramente sbagliato strategia oppure ha voluto volutamente fare due soste, mentre Sasi dopo 18 giri di rosse rientra in box. Metà gara per lui. Vediamo dove rientrerà Sasi, ma credo in zona Andre, zona Matteo Grifo. 3-1 il suo vantaggio di Sutinghio su Pironcino. Pietro 3 secondi e 9 dietro Pironcino, poi c'è Corrado a 3 secondi e 6, quindi i primi tutti distaccati di 3 secondi, poi dietro Corrado il trenino con Ettore e Pierino e Mauro un po' più distante. Sasi che riesce dai box in ottava posizione, davanti ad Andre, in lotta con Andre, e Sasi tiene la posizione. Ha perso tantissimo da Andre perché Andre ha anticipato la sosta di 5 giri, però ora ha una gomma che gli permetterà di andare fino in fondo molto bene in sotto giri di gialla, a differenza magari di un Pietro che dovrà farne ben 24. Però Pietro doveva farlo per liberarsi del traffico davanti, cercare di avere pista libera e tranquillità, quello che sta avendo adesso. Però per ora non ha un ritmo, ha un ritmo simile a quello di Pironcino che lo tiene a 3-9. Vedendo i tempi, i distacchi, credo che Sutinghio con la seconda sosta rientri in zona Sasi più o meno. Sasi, Matteo Grifo, è però per lui la gara è molto molto complicata. Adesso soltanto una virtual, più che una safety per Sutinghio, potrebbe riaprirgli la gara. Mentre Pietro non riesce a tenere il ritmo per ora di Pironcino, 4-1 è la lotta, quindi rimane qui con questo terzetto Pierino, Ettore e Corman. Ragazzi, non mi avete lasciato un secondo. Una gara per ora che non ha un attimo di sosta. Intanto Corrado con Ettore. Ettore si prende la quarta posizione. Continuano a scambiarsi le posizioni dei due piloti. In alcuni frangenti, forse soprattutto inizio gara, non è stato utile, perché così non sono riusciti a ricongiungersi con i primi due. Mentre ora, magari con la gara già un po' più delineata, è una sfida aperta proprio per il podio, considerando la sosta obbligata per Sutinghio. Buonasera pianista, io ti aspetto giovedì sera ovviamente, vabbè anche il mercoledì per il campionato a squadre, ma noi siamo più in attesa per il giovedì sera. Tanto Corrado adesso cade il resto, ma hanno dei giri in cui sembra averne di più Ettore e giri in cui sembra averne di più Corrado, e quindi si equivalgono alla fine. Con Pierino che lì è Mauro che nonostante non ha il DRS, si sta riportando sotto 1.7, potrebbe portare a fine gara a compimento una rimonta che lo vedrebbe sul podio. Beh, è giusto, ogni tanto riposarsi non fa mai male. Ma 1.7, 1.8, Sasi dopo una buona primo stint di gara, ora ovviamente allunga su Andre perché ha una gomma migliore, però non riesce per ora a guadagnare sui piloti davanti. La sua gara magari è un po' su Sutinghio, che comunque dovrà fare la sosta, 19 secondi, potrebbe uscirgli dietro e potrebbe trovarsi in bagarre proprio con Sasi. Mauro 1.6, sta cercando in tutti i modi, l'unica cosa che potrebbe aiutare Mauro è Sutinghio, Sharky. Però deve fare un'altra sosta perché era partito di rossa e è rimontato rossa, quindi virtualmente è primo Pironcino. Con Pietro che in questi 2-3 giri qualcosina sta recuperando, 3-7, e Pironcino ha una penalità di 3 secondi. Tanto Pierino comunque, nonostante si continuano a menare, Corgo ha detto che non riesce a rimanere incollatissimo. Buonasera Mister Colombo, c'è un mente lungo Corgo che non so se gli ha dato avvertimento. Ma non riesce in alcun modo, a 14 giri dalla fine a riprendersi.
Io direi che in questo momento di calma devo far vedere la fonte. Tanto Big Cat Fish sfida in famiglia. ADT Pironcino sfida in famiglia con Big Cat Fish, che supera il cognato e si prende la nona posizione sfruttando ovviamente le gomme rosse nuove. Io ovviamente, facendo le telecroniche, mi ispiro a qualcuno, è il mio maestro. E allora vediamo quale facciamo vedere, perché ne avevo tre, però alla fine non mi hanno dato tempo oggi, anzi ne avevo quattro. Allora facciamo vedere quello standard, però prima vediamo Corrado che arriva, vediamo prima Corrado che arriva adesso sul traguardo per provare l'attacco su Ettore. Vediamo se ci prova alla fine della SD, sulla SD Senna. Prende tutta la scia, si prende l'interno, Ettore difende l'esterno, Corrado si affianca e chiude il sorpasso SD Senna. Vediamo se Ettore proverà il controsorpasso. È uscito forse male, infatti è abbastanza distante. Credo che Cormac in questo caso possa mantenere la posizione. Intanto davanti devono aver commesso un errore sia Pietro che Pironcino, perché Cormac si è portato a 2 secondi e 7 da Pietro, ma Pietro si è portato a 2 secondi e 4 da Pironcino. Quindi i distacchi si sono accorciati e in questo momento è Pietro il vincitore della gara, perché sono 3 secondi per Pironcino, ma io vi lascio un piccolo spot. Leggermente perdendo appunto, ecco, la testa. Il sorpasso ora di Irvine e tutto va a vantaggio di Frenzen e Coulthard, da altri due piloti in lotta per il mondiale. Frenzen è primo, Coulthard è terzo. Una breve pausa per noi. Pensate che è curioso, se questa dovesse essere la classifica finale, Frenzen andrebbe ad affiancare Irvine ed Häkkinen in testa alla classifica. Tre piloti al comando ci sarebbero a due. È fermo Frenzen! Frenzen è fermo! Al comando ora c'è Coulthard, gesto di stizza. Sì, perché ci sono dei brutti segni proprio dietro di lui, come se avesse avuto un problema al cambio in uscita dalla chicana Castro, dalla Castro S. Gesto di stizza perché deve esserci stato un problema tecnico, quei brutti segni dietro la vettura che facevano appunto a dimostrazione che si è bloccato qualche cosa nel retrotreno della Jordan di Frenzen. La delusione di Eddie Jordan, Frenzen. Eh beh, dai, da qualcuno dovevo aver, cioè nel senso, io quando ero piccolo era per quello che guardavo la Formula 1, perché c'era lui, se no non riusciamo mica a guardarsi. Campionato F1 con auto personalizzate. Intanto Sotigno rientra in box per completare la sua seconda sosta, vedremo dove rientrerà. Comunque allungato tanto dai piloti dietro, avrà una gialla nuova e chissà, vedremo. E di Ciro Ferrara Jordan. È un po' la somiglianza, c'era. Vediamo Sotigno dove riuscirà. Credo davanti a Sasi, perché è allungato in questo momento. 5 in 10 giri. Vabbè, una buona media. Vediamo, Sotigno rientra in settima posizione. Con Bauer che intanto nel frattempo ha risalito, ha spassato Pierino e si è portato su Ettore e Corrado. E parteciperanno anche lui alla bagarre finale con il gruppo che alla fine piano piano in questi 11 giri conclusivi potrebbe ricongiungersi. Ora arriva leggermente lungo Pierino e rimane attaccato solo, forse per grazie al DRS che lo aiuta tantissimo in questi momenti. Arriva Mau alle spalle, esce benissimo, come esce bene qui Mau, e quindi può lanciarsi benissimo sul rettilineo, ancora sul cordolo aggressivo, è molto vicino ad Ettore, prende tutta la scia, nonostante tutti i problemi, nonostante i problemi in qualifica, il crash inizio sessione, partiva da 16esimo, si ritrova adesso in quarta posizione, no, rimane quinto all'esterno di Ettore, vediamo se esce meglio l'S di Senna. Sì, esce meglio, no, ha dovuto alzare il piede, rimane dietro, vediamo adesso, recuperato un po' di ersa anche Ettore, e niente, rimangono dietro con 2 secondi e mezzo da Pietro, 2 secondi e 4, gli stacchi che rimangono fissi a 10 giri dalla fine con Edo e Tarta. Edo che dopo era in zona con Mago, però non è riuscito lui a rientrare tra i primi,
E anzi, che mi sto molto staccato. Forse anche cambio dell'ala nel momento del pit, che lo ha tenuto per ora a 27 secondi da Pironcino. Era con Mauro a 21 secondi. Sicuramente altri problemi durante il giro, così come problemi per Andre. Problemi per Andre che è fermo. È fermo Andre, che è doppiato, è sceso purtroppo in quindicesima posizione. Gara sfortunata oggi per Andre. Pietro per ora rimane davanti, perché 2 secondi 8 con i 3 secondi di Pironcino di penalità. È fermo Andre, sì, in effetti. Bandiera gialla, sì, Andre sta rientrando in box. Credo che arriverà il ritiro per il pilota Alfa Romeo. Cormag con Ettore e Mauro. Mauro è davanti a una prova molto complicata adesso. Cercare il sorpasso su Ettore e Cormag, che se ne stanno dando da inizio gara. E non permettono a nessuno, ovviamente, di passare, perché sono impegnati loro nella loro bagarre. Pietro per passarli è dovuto rientrare in box prima, anticipare la sosta. Mentre Sotigno dietro ha iniziato la rimonta, e Sotigno sta arrivando su questo gruppo, perché ovviamente ha gomma molto più fresca data la doppia sosta. E forse alla fine la doppia sosta non si è rilevata così un grande errore da parte di Sotigno, che arriverà lì all'infondo. Mauro fa benissimo questa curva che gli permette, ecco, però forse l'ingresso troppo aggressivo non gli permette una completa uscita perfetta. Arriva adesso alle spalle di Ettore. Box per Pierino, che forse non pensava di arrivare fino in fondo con la gialla, perché non cambia la niente, no? Doppia sosta anche per Pierino alla fine. Strana scelta da parte di Pierino. Questo permette ovviamente a Sotigno di avere pista libera. Adesso a 3 secondi da questo terzetto, seguito poi da Sasi, che comunque sta portando a casa un'ottima gara, una settima posizione, che considerando i piloti che sono davanti a lui comunque. Fucsia! Grazie al Duca. E gli permette comunque di... comunque una buonissima prestazione. Mentre dietro se le stanno dando Matte, Grifo e Lollo per la tredicesima e quattordicesima posizione. Alla fine Lollo che riesce a prendersi la tredicesima. Penalità per Dudigno. Oggi gara un po' anonima. Pilota della Haas alle spalle del suo compagno di squadra Tarta. Molto costante invece, come al solito. Pochi errori. Pierino ha rimontato rosso, adesso si trova alle spalle di Zalex, che è doppiato, ma di Big Cat Fish. 4 secondi, potrebbe anche riportarsi sotto, ma sfruttando le penalità. Pietro, 3 secondi, occhio adesso che cambia tutto. Cambia tutto, perché addirittura la sfida tra Cormag ed Ettore vale la seconda posizione, con Ettore che passa. Ettore passa sfruttando questo momento, mentre Pieroncino è sicuramente un po' più tranquillo dopo l'errore del suo compagno di squadra. E comunque il margine di 5 secondi e 7 su Ettore lo fanno restare abbastanza tranquillo, ma in una gara senza safety, senza virtual, senza grandi interruzioni, il grande punto di domanda è vedere chi arriverà fino al traguardo, perché Pieroncino è in riserva, Pietro è in riserva, che però si accende e si spegne, quindi è abbastanza tranquillo. Ettore tranquillissimo, Cormag un po' meno, accesa la spia, Mauro invece tranquillo anche lui, tranquillo Sotigno, tranquillo Sasi, quindi davanti sono da tenere d'occhio Pironcino ed Ettore, e Cormag, scusate. Corrado che scoda leggermente, Mauro arriva velocissimo, si prende l'esterno per sfruttare la scia anche di Ettore, arriva anche all'esterno di Ettore e li passa tutti e due, finisce lungo ovviamente perché è arrivato a una velocità folle, è considerata il sorpasso di Lodama, gli darà il sorpasso illecito e quindi si deve riaccodare nuovamente. È arrivato Mago troppo forte, ha cercato un doppio sorpasso all'esterno, ma era molto molto complicato. Entra davanti, rimango. Per fortuna di Mago comunque riesce a rimanere in zona, ci ha provato frenando anche lì sul verde, comunque la frenata non è ottimale, quindi è finito ancora più lungo. Per sua fortuna, come detto, in quella zona, non essendoci comunque erba o niente, si può tagliare abbastanza agevolmente e perdere pochissimo tempo. Dietro intanto Lollo e Matteo Grifo continuano ancora a darsi.
Nico, intanto 5 ritiri, ce ne sono stati 3, mancano 6 giri. Beh, dai, ci sta, 2 ritiri a fine gara possono anche capitare. Mentre Bickett Fish esce proprio mentre arrivano Lollo e Matteo Grifo, e arriva Lollo su Bickett Fish. Bickett Fish diventa la rossa, la sfrutta e si tiene la posizione. Però Lollo non ci sta, prova un incrocio all'esterno qui e non può perché la rossa adesso ne ha di più. Forse chiude leggermente Matteo che la tiene. Bella sfida in fondo, mentre qui ovviamente continuano le battaglie, le mazzate, perché è arrivato anche Sotigno, che però ha penalità. Quindi un finale per il podio, per la seconda posizione, con Pironcino che deve faticare un po' in questi ultimi 5 giri. Quello messo meglio a gomme è sicuramente Sotigno, ma ha il problema di avere ben 5 piloti davanti. Forse come ritmo ne ha veramente di più, ma è fermato adesso, in questo momento. Quando siamo a 5 giri dalla fine, poco inquadrato davanti Pironcino, perché ha fatto una gara per ora senza particolari problemi. Ho paura per lui soltanto di quella spia accesa in una gara dove non ci sono state safety e virtual, così come Pietro, che ora è in giallo continuo rispetto al solito. Vettore invece è sempre abbastanza tranquillo, Cormac invece come al solito abbastanza tirchio sulla benzina, rimane sul giallo. E occhio, mentre siamo a 4 giri, vedremo quando inizieremo a vedere le spie rosse. Maro prova ancora a avvicinarsi all'esterno, poi proverà adesso, forse ha preso male il cordolo Cormac, infatti esce malissimo, ma esce male anche Maro. E Sotigno ovviamente ne approfitta subito. Per Sotigno è importantissimo questo sorpasso, e ora a Cormac ed Ettore davanti si fa vedere. Leggera scodata di Maro. Quando si è così tutti in scia, un piccolo errore ovviamente ti potrebbe far perdere una posizione o anche due. Mentre Ettore si sta riportando sotto a Pietro, perché le gomme di Pietro sono forse calate di brutto, sono 19 giri. L'undercut sta pagando, ha pagato all'inizio, vedremo se pagherà alla fine. 1-3, Ettore si sta riportando sotto in grave difficoltà, Pietro, in gravissima difficoltà, ma anche Pironcino. E occhio, perché Ettore ha 8 decimi dalla vittoria, 4 giri dalla fine, ancora tutto aperto, con Pironcino che dovrà cercare di allungare il più possibile con 4 giri al termine. Passa adesso sul traguardo, andiamo a vedere i tempi. Bisogna vedere, magari Pironcino sta anche rallentando per la benzina. 1:10:01, Pietro 10:05, Ettore 10:02, un decimo Pironcino in questo giro. Cormac su Ettore passa. Quindi adesso è Cormac. Sì, anche secondo me potrebbero risparmiare benzina. L'unica spiegazione è quello che non sta facendo sicuramente Cormac. E quindi vedremo Cormac a fine gara come arriverà. Ettore, Pironcino, penalità. Questa pesantissima. Adesso è ancora tutto da vedere, perché in teoria la sta vincendo Ettore. Ma vedremo. Penalità per Sotigno. Sì, no, infatti non è la gomma, forse più la benzina che stanno cercando di trattenere. Infatti vediamo, cerca, non accelera, cerca comunque di trattenere, però ormai con i 6 secondi di penalità è molto complicata per lui la gara. Non tanto su Pietro, perché Pietro è sempre 3-1 e sta facendo forse un po' fatica anche lui, perché deve gestire benzina, quanto su Ettore. 4-1, però anche Ettore in riserva. Attenzione, iniziano a essere quasi un po' tutti in riserva. Sta arrivando Sotigno, che però ovviamente pagherà pesante. I 6 secondi di penalità arriveranno forse in 3 in curva 1. Sotigno vuota vuota con Corrado di forza prova a difendersi, e Mago adesso esce meglio sicuramente, arriva all'esterno fortissimo. Ettore ovviamente ne approfitta, saluta. Te Mauro passa Corrado, che dopo l'attacco di Sotigno si trova adesso in difficoltà. Mauro prova a farsi vedere all'interno di Sotigno, ma non può. Mauro virtualmente è secondo praticamente in questa gara, che finirà solo al traguardo, perché tra le penalità e le varie lotte che ci sono ancora in atto, fare una previsione è davvero complicato. Vedo però al momento Ettore favorito per la vittoria. Lo devo fare. Vabbè, tanto ormai non esce più la safety, lol. Buonasera, te in culo. Ah, Lollo, tanto è via libera, non esce più la safety. Ormai sei libero,
Al massimo arriverà il video, dai. Tanto non ti inquadri. Tanto Sotigno prova a prendersi anche la posizione su Ettore, mentre hanno ripreso Pietro. Hanno ripreso Pietro. Sotigno aiuterà Pironcino. Sì, potrebbe aiutare Pironcino Sotigno, perché comunque stanno facendo tutti fatica, ma anche Pietro potrebbe aiutare Pironcino rallentando. Quindi per Pironcino non è così scomoda la gara, mentre c'è Lollo parcheggiato, ma purtroppo non ha ucciso nessuno, o si è fatto solo da parte, mentre continua qui la sfida tra Pietro, Ettore e Sotigno, che però la perde, la approfitta Mauro. E attenzione a Mauro che potrebbe vincerla così, non ci voglio credere, è rientrato in pista Pietro, la perde Pietro, l'ha persa Pietro, in un giro è successo di tutto con Ettore, adesso che si trova al secondo posto si ritira Pietro, si ritira Pietro. Mamma mia, penultimo giro, Pironcino la vede, un secondo di vantaggio con Pietro, Ettore, Mauro e Cormac. Ancora Mauro all'ultimo giro si prende la posizione su Ettore e passa in seconda posizione, non ci voglio credere se la vince Mauro così all'ultimo giro, è clamoroso, 5 secondi e 1, Pironcino deve cercare un secondo, Mauro ha preso la posizione su Ettore, però Ettore questa è l'ultima possibilità oppure un arrivo in volata. La spia si accende, arriva anche il quinto ritiro perché si ritira Sotigno, che aveva commesso anche lui l'errore, quindi arrivano Nicoli e Presi, 5, però per me arriverà anche il sesto, vai tranquillo. Mamma mia, dove è arrivato? Arriva Mauro, 2-1, Pironcino, ha finito la benzina. Pironcino ha finito la benzina. Pironcino ha finito la benzina e Mauro passa. Mauro passa, arriva anche Ettore e Corrado, quindi niente, alla fine se la sono giocata Mauro, Ettore e Corrado, sempre dalla prima curva. Mo togliete per lo meno 500 cavalli a macchina. Finita la benzina, Pironcino, che peccato, e Mauro alla fine, non so come ha fatto a vincerla anche questa, io non lo so, perché non so se Ettore riuscirà sul traguardo, no, ha finito la benzina, sul traguardo Ettore e Corrado, alla fine non l'ha finita, quindi Mauro vince il Gran Premio del Brasile, seconda posizione per Corrado, terzo Ettore, Sasi, quarta posizione, alla fine ha sfruttato tutti, no, anche Sasi ha finito la benzina. Passa Pierino che alla fine arriva quarto, Sasi, Pironcino, Edo, poi arriva Dudigno, mamma mia che finale, come l'ha vinta, non me l'aspetto, cioè non avrei scommesso su Mauro sinceramente vedendo il finale di gara. Pierino ovviamente se la ride, alla fine arriva quarto sfruttando, alla fine ha fatto bene a rientrare in box e montare rossa nuova considerando tutti i problemi di benzina degli altri piloti, mentre attendiamo Tarta che sta arrivando sul traguardo. Devo dire che è stata una gara forse una delle più belle da vedere, combattuta fino all'ultimo considerando che la vinta Mauro, che Non me lo sarei mai aspettato, sono sincero oggi. Invece alla fine è riuscito a prendere la gara, così come Nico è riuscito a prendere i 5 ritiri. Cioè non mi aspettavo i due che si sono ritirati, però Pietro ha commesso un errore. La gara è stata molto bella, ma il Brasile ci regala sempre queste emozioni. Proprio lui! Incredibile! Proprio lui! Domani sera perché non ci sarò. Domani sera non ci sarò, forse, non lo so, vediamo. Però la gara ci sarà, io non so se ci sono. Noi ci vedremo sicuramente lunedì sera con la prima gara del campionato piloti. Divisione B, non mi ricordo dove, devo vedere. Tanto c'è il calendario sul canale Discord. Sono comunque ancora aperte le iscrizioni, sempre qualche posto disponibile c'è. Vi lascio con alcuni filmati e noi ci rivedremo lunedì. Buonanotte, buonanotte, buonanotte. Approfittare anche di questa vicenda di Alonso, che sicuramente dovesse cambiare casacca libererà altre pedine, quindi potrebbe essere rafforzata la onda dall'arrivo di qualche pilota. Hamilton è fermo, Hamilton procede lentamente, sale fortissimo l'urlo del pubblico, anche se sportivamente questo non ce lo auguriamo, ma potrebbe essere il ritiro e per lui il crollo
dei suoi sogni. Centrale del tracciato, sembra quasi che abbia dei problemi ad inserire le marce. Giocoa ha ripreso la marcia, sembra avere anche una buona velocità. Bisogna vedere se dovrà tornare ai box. Adesso vediamo dalla grafica, riesce ad inserire le marce. C'è stata un'esitazione, ci sia stato un problema con qualche sistema elettronico che magari è stato resettato. Chi è riuscito poi a resettare, sì, è ripartito l'inglese. Ed è McLaren numero 2, ecco l'inquadrato Coulthard, e ora la sua volta e il suo momento. Può sognare di rientrare prepotentemente in lotta per il mondiale. Rivediamo Frenzen alla seconda curva, rallenta, fa passare le due McLaren. La curva mentre e fermo Coulthard. Coulthard ha rischiato troppo ed è finito contro le barriere protettive. Un altro pilota che esce di scena. Intanto Barrichello rientra in box. Coulthard ha rischiato troppo. Un trionfo per molti versi. Intanto sentite come suonano qui le trombe, perché al comando c'è Ralf Schumacher. C'è Ralf Schumacher che ha un problema, però la posteriore destra si è afflosciata, la gomma posteriore destra, proprio in uscita dalla S. Ed ecco il suo problema, anche lui va nella via di fuga. Aveva la posteriore destra che si stava afflosciando in accelerazione, aveva già avuto qualche problema, adesso è completamente distrutto il pneumatico dovrà fare tutto un giro per tornare ai box. Sembra una corsa ad eliminazione. Ora al comando c'è Herbert. Quindi Fisichella, eccolo qui, vediamo, è al comando Fisichella. Giancarlo Fisichella al comando, seguito poi da Herbert, e quindi terzo Ralf Schumacher. E dal 92 Gran Premio del Giappone che un pilota italiano non vince un Gran Premio. L'ultimo successo fu di Patrese. Attenzione, spazio, ed è fermo purtroppo. Fisichella è fermo, peccato, butta via il volante. Ci dispiace tantissimo per il pilota romano, autore di una bellissima gara. Era al comando e sembra proprio una disdetta. Chi va in testa prima o poi